Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando di politica e del caso migranti e lo facciamo cogliendo diciamo, l'occasione di raccontarvi la mattinata abruzzese di Salvini che è stato ad Avezzano e poi a Chieti e proprio con Chieti ci colleghiamo dove c'è il nostro Giuseppe Dintino che è stato al seguito del segretario della Lega. Allora Giuseppe, raccontaci questa mattinata, linea a te. Sì, buon pomeriggio, siamo a Chieti nella villa comunale dove da circa mezz'ora si è concluso il comizio di Matteo Salvini, il leader della Lega, a sostegno del candidato sindaco Fabrizio Di Stefano. Vedete il palco che i tecnici stanno smontando ora alle nostre spalle. Ovviamente al centro della discussione il tema dei migranti, dopo il caso di Gissi e di Moscufo, anche nel CAS di Civitella del Tronto, al confine con le Marche, ci sarebbero dei migranti che sarebbero positivi al Covid-19. Su 50 tamponi, 10 sarebbero risultati positivi. Il sindaco di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro, in un post su Facebook ha detto però che non c'è ancora l'ufficialità di queste positività, si attende appunto il riscontro da parte della ASL di Teramo. Comunque il sindaco nel post ha tenuto a precisare che sono all'interno del CAS, che si trova a circa 8 km dal centro della città, in aperta campagna, e che è presidiato 24 ore su 24 dalle forze dell'ordine che si assicurano che nessuno entri e nessuno esca dal CAS e che quindi la popolazione di Civitella sarebbe appunto Giuseppe al sicuro almeno su questo fronte. Sì. Dicevo Giuseppe che su questi 10 migranti positivi però c'è un piccolo giallo perché in mattinata abbiamo ascoltato anche il sindaco telefonicamente, il sindaco di Civitella che ci ha detto insomma che la ASL avrebbe ripetuto i tamponi. Siamo in attesa di una nota ufficiale della ASL per capire se ci sia stato un errore nell'analisi di questi tamponi, ecco perché stanno ripetendo diciamo, tutte le procedure per essere poi certi del numero effettivo dei migranti, nonostante il presidente Marsilio questa mattina abbia diramato una nota ufficiale proprio su questo argomento, l'ho detto per completezza di informazione. Poi linea che torna a te Giuseppe. Sì, esatto, infatti allo zoo profilattico di Teramo stanno effettuando nuovamente l'analisi su questi tamponi perché si parla di un eventuale errore, come dicevi tu da studio, e quindi staremo a vedere se effettivamente questi 10 migranti sono positivi come ha già dato per scontato il presidente Marsilio oppure no. Il tema migranti ovviamente è al centro anche di questa mattinata abruzzese per Salvini che è stato prima ad Avezzano e poi qui a Chieti, qui non si è risparmiato, ha detto che sono dei baloni che vengono in Abruzzo a portare il virus, ha detto il leader della Lega Salvini, e ad Avezzano appunto è tornato anche su questa questione, quindi dalla regia prego ascoltiamo Salvini ad Avezzano sul tema migranti. Non puoi chiedere agli abruzzesi di vivere una vita particolare quando poi a Lampedusa ne sbarcano a centinaia ogni giorno e ogni notte, poi i geni ovviamente li spargono per il resto d'Italia. Siamo un paese strano e dove teniamo in stato di emergenza gli italiani e facciamo sbarcare migliaia di persone che poi peraltro scappano da una guerra molto particolare, avete visto le immagini in TV e le foto, sono così in fuga dalla guerra e dalla povertà che arrivano e sbarcano con i barboncini al guinzaglio, i cappelli di paglia, i telefonini ultimo modello. La visita di Salvini in Abruzzo si somma a tutte quelle delle scorse settimane, è venuto davvero tante volte in Abruzzo per questa campagna elettorale, questa mattina ad Avezzano e a Chieti dove è tornato nuovamente, nei giorni scorsi è stato all'Aquila, a Vasto e ovviamente quindi la concentrazione è tutta sulle amministrative qui in Abruzzo che si terranno il 20 di settembre.
Bazzano sia a Chieti, il centrodestra non è unito e compatto, infatti Forza Italia corre da sola, in particolare a Chieti in realtà Forza Italia è a sostegno del candidato leghista Fabrizio Di Stefano, ma i forzisti, proprio i personaggi individuali di Forza Italia sono al seguito di Forza Chieti con capitanati dall'assessore regionale Mauro Febbo, che sostengono insieme ad Italia Viva Bruno Di Iorio e quindi non Fabrizio Di Stefano. Noi su questi temi abbiamo interrogato Salvini, abbiamo ascoltato anche il candidato sindaco Fabrizio Di Stefano, prego. C'è una bella aria, spero che dia continuità, serietà e concretezza per almeno 10 anni a questa città che ha dei gioielli stupendi che però bisogna riaprire, amare, curare, valorizzare. È deluso che alla fine per le elezioni di Chieti Forza Italia non è tornata a sostenere Di Stefano? Ma no, dai, Forza Italia c'è, il centrodestra è compatto, poi se qualcuno fa altre scelte per interessi personali saranno i cittadini a decidere, penso che il prossimo sindaco di Chieti si chiamerà Fabrizio. Che dice lei, vince al primo turno? Beh, così dicono i sondaggi, ma soprattutto così mi sembra di cogliere il sentimento della gente, ha visto quanta gente, quanto entusiasmo, quanta voglia di permettermi di partire a lavorare dal 22 settembre e io sono convinto e ripeto, con i sondaggi che abbiamo ce lo confortano, che noi al primo turno ce la facciamo. Salvini è venuto tantissime volte qui in Abruzzo, ma i chietini voteranno Di Stefano o Salvini? Voteranno Di Stefano con Salvini. Lo avete sentito, c'è tantissimo ottimismo tra i militanti della Lega qui a Chieti, perché secondo i sondaggi Di Stefano a quanto pare sarebbe in vantaggio, nonostante appunto non ci sia Forza Italia a loro seguito. Dall'altro lato però comunque la campagna elettorale non termina qui, c'è ancora tempo in vista delle elezioni del 20 settembre. Questa mattina si è tenuta anche una conferenza stampa da parte di Diego Ferrara, il candidato sindaco del centrosinistra, del PD in primis e di altre liste civiche. Ferrara punta il dito contro la regione che avrebbe sottratto ulteriori fondi al comune di Chieti, e una campagna elettorale, una scelta comunicativa, quella del centrosinistra, che possiamo dire opposta a quella che stiamo vedendo invece per quanto riguarda Lega e Fratelli d'Italia dall'altro lato della barricata. Dei toni molto più diplomatici possiamo dire quelli di Ferrara, che aveva iniziato la campagna elettorale proponendo un aperitivo con gli altri candidati sindaci e soprattutto con il leader del PD Zingaretti, che da quando è iniziata la campagna elettorale qui in Abruzzo non è mai venuto. Allora ascoltiamo Diego Ferrara. Il 15 luglio scorso è stata promulgata una delibera regionale a firma del presidente Marsiglio, in cui si dava mandato ai propri uffici di riprogrammare le risorse finanziarie. Ebbene, questi fondi non ancora rendicontati sono stati riadattati e riorganizzati contro l'emergenza Covid, quindi sanità, scuola, lavoro e per le imprese, appoggio per le imprese, tutte cose sacrosante. Però è anche vero che in questa riprogrammazione la Regione Abruzzo ha cancellato con un colpo di spugna ben 12 milioni di euro che erano state deliberate dal Master Plan Abruzzo per la costruzione della funicolare che avrebbe dovuto mettere in collegamento il campus universitario con l'ospedale clinicizzato e il centro storico di Chieti, per non parlare dei 30 milioni di euro che la regione ha tolto all'ospedale clinicizzato di Chieti. Di fronte a tutto questo io mi chiedo come possa il mio competitor, l'ottimo dottor Di Stefano, a parlare con nonchalance di milioni di euro che lui addirittura prima di diventare sindaco riuscirebbe a far arrivare a Chieti, 6 milioni addirittura di fondi comunitari, milioni di euro che molto probabilmente la regione potrebbe distrarre dalla contabilità per mortificare ulteriormente la nostra città ed il nostro territorio.
Abbiamo ascoltato anche il candidato del centrosinistra per la poltrona di primo cittadino qui a Chieti, Diego Ferrara. Quel che è certo è che la campagna elettorale si fa sempre più aspra in vista delle amministrative che, ricordo, si terranno il 20 di settembre. Intanto qui il palco è quasi smontato, Salvini è ripartito alla volta delle Marche, terrà altri 5 comizi questo pomeriggio nelle Marche. Per il momento da Chieti è tutto, linea allo studio. Sì, grazie, grazie a Giuseppe Dintino per questo resoconto della mattinata abruzzese di Salvini tra Avezzano e Chieti. Noi adesso proseguiamo il nostro telegiornale parlando di un'altra notizia che riguarda il Covid. Una dipendente in servizio a Palazzo San Francesco, sede del municipio di Sulmona, è risultata positiva al Covid-19. A darne notizia è stata la stessa dipendente dopo aver appreso l'esito positivo del tampone al quale si era sottoposta a seguito dei sintomi febbrili che aveva avuto nei giorni scorsi. A titolo precauzionale, l'intero primo piano di Palazzo San Francesco, dove lavorava la dipendente, è stato chiuso al pubblico e tutti i dipendenti che lavorano negli uffici interessati dalla chiusura sono stati rimandati a casa ed ora lavorano in smart working. Il sindaco Anna Maria Casini è in contatto con la ASL per decidere insieme al segretario comunale il da farsi e i provvedimenti da adottare per contenere la probabile diffusione del virus. Con ogni probabilità sarà sottoposto a sanificazione l'intero primo piano del comune e in particolare la parte di Palazzo San Francesco dove lavorava la dipendente. Nel frattempo l'impiegata è stata posta in quarantena insieme a tutte le persone che sono state in contatto con lei in questi giorni. E tra l'altro, sempre a Sulmona, ci sarebbe un altro caso positivo che sembra anche essere ricollegabile a quello della dipendente comunale, notizia che viene battuta dal sito reteabruzzo.com. Sarebbe un imprenditore che aveva avuto, così come la dipendente, i classici sintomi del contagio, ma sarebbe rimasto a casa per precauzione, in modo da tutelare le persone che lavoravano e lavorano con lui. Oggi sarebbe arrivato il responso del tampone che lo obbliga a restare in quarantena vigilata e dunque sarebbero due i casi di positività a Sulmona. E noi adesso andiamo avanti con il nostro telegiornale, cambiamo argomento, ci occupiamo di acqua. Rifondazione Comunista attacca il nuovo sistema di tariffe dell'acqua imposto dall'autorità di regolazione per l'energia e le reti e l'ambiente tramite l'ERSI. Per Rifondazione è un meccanismo che nasconde costi maggiorati per l'utenza. Ascoltiamo la dichiarazione di Corrado Di Sante. Il meccanismo pensato da ARERA, che si chiama TIXI, è il nuovo sistema tariffario, è una mostruosità ed è indifendibile. Uno, perché reintroduce all'interno della bolletta tutto quello che noi avevamo cancellato con il referendum, ovvero la remunerazione del capitale, che rientra con una nuova dicitura, oneri finanziari. Quindi è garantito il profitto alle società di gestione a prescindere dalla buona amministrazione. Inoltre la morosità è contemplata all'interno di questa tariffa a prescindere, perché c'è un parametro del 7% sul fatturato che viene inserito all'interno della tariffa a prescindere se quella morosità c'è o non c'è. Terza cosa, nella tariffa verrà calcolato anche il mancato fatturato, ovvero se il gestore prevede di fatturare 100, ma poi i cittadini sono bravi, fanno il risparmio idrico e quindi l'ACA fattura 80, ecco, l'ACA può richiedere quella differenza tra 100 e 80, insomma i cittadini pagano sempre. Nel nostro caso di ACA si aggiunge poi l'indecenza, perché ACA chiede degli extra costi di morosità, perché la morosità di ACA degli anni che vanno dal 2012 al 2015, parametrata sul fatturato, è una percentuale doppia rispetto a quella standardizzata, invece del 7%, ed è una percentuale dal 13 al 14%. Perché lo chiede?
perché ACA deve onorare i debiti del concordato preventivo, cioè i cittadini, oltre a pagare le morosità, pagano anche la cattiva gestione degli anni precedenti. È una situazione indifendibile, chiediamo ai sindaci un atto di responsabilità nei confronti di questo buco nero che continua ad essere l'ACA e chiediamo che si ponga fine alle spa dell'acqua. Andiamo avanti col giornale di 7 sanzioni amministrative e 2 denunce all'autorità giudiziaria. Il bilancio della prima campagna di controlli mirati del 2020 condotta dai militari della Capitaneria di Porto di Ortona lungo il corso del torrente Peticcio, fiume non nuovo a sversamenti di scarichi maleodoranti e colorazioni anomale delle acque. L'operazione, avviata già nel 2018 grazie alle segnalazioni della SASI e di diversi cittadini, ha consentito di rilevare anche la rottura della rete fognaria da cui fuoriuscivano reflui non depurati che poi si spargevano sul terreno circostante generando un acquitrino fangoso e insalubre per poi immettersi per ruscellamento direttamente nel vicino torrente. La rottura, risalente a diversi anni prima, è stata segnalata alla SASI che, dopo vari sopralluoghi congiunti, ha effettuato l'intervento di riparazione. Le sanzioni, comprese tra 1.500 e 60.000 euro, saranno determinate da Regione Abruzzo, che è l'organo competente in materia ambientale. E noi ora andiamo avanti, andando alla CGIL di Pescara, ad un anno dalla scomparsa della segretaria generale della CGIL Emilia Di Nicola. Le donne del sindacato di Pescara hanno tirato le somme rispetto alle problematiche di genere presenti sul territorio della provincia. Sentiamo il servizio. Disuguaglianze, contraddizioni e gender gap non sono solo figlie del lockdown. È la convinzione della CGIL di Pescara, che ad un anno dalla scomparsa della segretaria Emilia Di Nicola tira le somme sulle problematiche di genere presenti sul territorio della provincia di Pescara. Si allarga la forbice tra uomini e donne sul lavoro e tanti sono gli indicatori, dice la CGIL, che evidenziano la necessità di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo delle politiche di conciliazione vita-lavoro, soprattutto a favore delle donne. Dall'analisi svolta a Campione rispetto agli utenti che si sono rivolti al patronato Inca CGIL di Pescara, quasi la totalità delle domande di congedo parentale, il 98% di 600 pratiche, sono riconducibili alle lavoratrici madri che hanno scelto di farsi da parte e farsi quindi carico esclusivamente del lavoro di cura e assistenza familiare. Anche la politica dei bonus, continua la CGIL, si è rivelata insufficiente. Solo 187 donne hanno scelto in piena pandemia di richiedere il bonus babysitter, la misura alternativa al congedo parentale. Le problematiche poi legate al turismo e alla contrazione dei servizi connessi ha fatto sì che molte donne abbiano pagato un prezzo alto rispetto alla pandemia. Elevato anche il numero degli infortuni sul lavoro, con il 66% di quelli denunciati in provincia di Pescara riconducibili a donne lavoratrici. Comunque la donna è schiacciata fra due fuochi, che è quello del lavoro di cura, il lavoro domestico e il lavoro agile, perché il Covid ci ha fatto scoprire lo smart working, che di fatto è diventata una segregazione, una ghettizzazione della donna nel nucleo familiare e quindi è un eccessivo carico di lavoro. E la città non sa rispondere ai bisogni che sono usciti fuori appunto con il Covid. Perché? Perché non ha investito in infrastrutture sociali, non ha messo in piedi politiche di genere che siano appunto sulla conciliazione di tempi di vita e tempi di lavoro. E perché di fatto quindi ha affidato il pilastro del welfare alla donna. La Guardia di Finanza di Ortona ha sequestrato 35.000 litri di gasolio stoccati in un deposito non autorizzato di Atessa, denunciando 3 persone. Alla individuazione del deposito si è arrivati dopo che nei giorni scorsi i finanzieri hanno eseguito un accesso nel capannone individuato quale luogo di consegna del carburante per ottenere informazioni sull'acquisto di una rilevante quantità del prodotto preso tramite un'impresa
ritenuta sospetta in quanto opera nel settore edilizio. Le fiamme gialle hanno riscontrato la presenza di numerosi serbatoi metallici e cisterne in plastica contenenti gasolio e così sono subito scattati i controlli. I riscontri hanno confermato l'assenza delle autorizzazioni o di qualsiasi certificazione per il deposito dei prodotti energetici e quindi i titolari del deposito sono stati denunciati per detenzione di materiali esplodenti. Il carburante è stato posto sotto sequestro per essere poi trasferito in un luogo sicuro. Sono anche in corso degli accertamenti per vedere se c'è stato il regolare pagamento dell'accisa e dell'IVA rispetto all'acquisto di questo carburante. E noi adesso parliamo di sport, calcio di Serie B in primo piano. È il giorno dell'udienza davanti al collegio di garanzia del CONI per il ricorso del Trapani, fiato sospeso in casa Pescara per una decisione dalla quale dipende la disputa del play-out contro il Perugia oppure la retrocessione diretta in Serie C. La sentenza è attesa nel tardo pomeriggio. Il servizio di Andrea Costantini. Ancora poche ore di attesa, il Pescara saprà se potrà regolarmente disputare i play-out con il Perugia oppure no. Alle 15.30 si terrà l'udienza in videoconferenza davanti al collegio di garanzia del CONI per il ricorso del Trapani contro la decisione della Corte Federale d'Appello che ha inflitto un mese fa 2 punti di penalizzazione ai siciliani per non aver pagato integralmente entro il 16 marzo emolumenti e contributi dei tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio. In primo grado il Tribunale Federale aveva inflitto un solo punto. Il pool di difensori del Trapani, guidato dall'avvocato Edoardo Chiacchio e che si avvale per questo terzo grado del contributo dell'emerito di diritto civile Guido Alpa, cercherà di ribaltare il verdetto. Il Pescara, sul quale pendono le conseguenze della sentenza, rappresentato dall'avvocato Nicola Lotti, ha chiesto l'ammissione al processo quale parte controinteressata. Stessa cosa ha fatto il Cosenza. Ricordiamo infatti che anche la restituzione di un solo punto ai siciliani comporterebbe la retrocessione in Serie C del Pescara e la disputa del play-out fra Trapani e Perugia. Con la restituzione di entrambi i punti il club siciliano sarebbe addirittura salvo, il Pescara retrocesso e il Cosenza, che ha già festeggiato la salvezza sul campo, sarebbe chiamato a fare il play-out con il Perugia. Il club silano peraltro ha già decretato il rompete le righe per i propri tesserati. Va ricordato che il terzo grado della giustizia sportiva, rappresentato dal Collegio di Garanzia del CONI, parallelamente a quanto accade con la Cassazione per la giustizia ordinaria, non entra nel merito della vicenda, ma esprime un giudizio di legittimità su quanto disposto dagli organi di giustizia sportiva della federazione di riferimento, in questo caso la Federcalcio. In particolare, sotto la lente di ingrandimento finirà la sentenza della Corte Federale d'Appello. Come rilevato in una nota dal Presidente del Collegio di Garanzia, l'ex ministro Franco Frattini, il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport è preordinato sic et simpliciter all'annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme, ovvero da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. È noto che con la tesi della causa di forza maggiore per la pandemia da Covid, il Trapani cercherà di attaccare la sentenza della Corte Federale, che invece non ha affatto avallato questa linea di difesa. Sono dunque ore di trepidante attesa per il Pescara, che spera di avere un'ultima possibilità sul campo di scongiurare il disastro di una retrocessione difficilmente immaginabile a inizio stagione. Intanto dal sito Tutto Mercato Web arrivano dichiarazioni del presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che sul ricorso del Trapani fa notare: sappiamo di aver fatto le cose in modo corretto e ci aspettiamo il rispetto delle regole da parte di tutti. Che si invochi una causa di forza maggiore non esiste al mondo, è stata soltanto una società a non aver pagato nei tempi. Il Trapani a gennaio ha fatto 10 innesti. Ci aspettiamo di fare i play-out. Se il verdetto fosse diverso, il campionato sarebbe falsato. C'è poi l'ipotesi che la parte soccombente presenti ricorso al TAR, intanto inoltrando d'urgenza istanza di sospensiva dei play-out in attesa dell'udienza di merito, anche se i tempi saranno strettissimi. Se l'istanza non dovesse andare a buon fine, una volta che il play-out sarà disputato, il ricorso alla giustizia amministrativa perderebbe di significato. Adesso la Serie D, la stagione del Pineto, ripartirà lunedì 10 di agosto quando la squadra si radunerà alle 16.30 allo stadio Mariani Pavone per iniziare la preparazione. Nel frattempo la società del presidente Silvio Brocco ha eseguito i test sierologici a tutta la squadra, staff e dirigenti presso lo stadio.
A guidare gli allenamenti sarà l'allenatore Daniele Amaolo, coadiuvato dal vice Fabrizio Catelli. Fabio Perazzetti sarà il preparatore atletico, Michele Radunanza il preparatore dei portieri. Confermati i massaggiatori Roberto Di Clemente e Davide Senesi. L'accesso allo stadio Mariani Pavone sarà consentito soltanto ai giocatori, allo staff tecnico e ai dirigenti, secondo quanto stabilito dalle norme anticontagio da coronavirus. E noi adesso cambiamo disciplina, lasciamo il calcio. Sono stati 200 i binomi iscritti ai campionati regionali salto ostacoli che si sono disputati all'impianto teaterno di Chieti nello scorso fine settimana. Dunque una grande presenza di partecipanti che ha gratificato Marco Di Paola, presidente nazionale della FISE, la Federazione Italiana Sport Equestri, che ha presenziato all'evento. Vediamo. Presidente nazionale della FISE, Marco Di Paola, gli sport equestri in questo momento di ripartenza rappresentano un'eccellenza dello sport italiano. Beh, noi abbiamo la fortuna di avere questo compagno di sport che è il cavallo, che per tanti ragazzi è un compagno di giochi. E quindi noi, oltre a avere valori sani, abbiamo anche valori salutari, quindi gli sport equestri sono partiti molto bene, le famiglie apprezzano i nostri valori, ma soprattutto apprezzano la possibilità di poter stare all'aria aperta, in campagna, in spazi ampi, con questo meraviglioso compagno di sport, di giochi, di vita, che dà tanto generosamente senza chiedere nulla a nessuno. Avete fatto una campagna mediatica straordinaria durante il periodo di lockdown, di riapertura. Credo che oggi molti italiani che non conoscevano gli sport equestri conoscono la realtà e magari si appassionano anche. Ma devo riconoscere che il nostro mondo, il nostro movimento è stato molto bravo, molto responsabile, perché si sono caricati sulle spalle delle responsabilità importantissime nella gestione di questo compagno di sport che è il cavallo. E poi questo comportamento è stato premiato, perché gli sport equestri, mi dicono tutti i nostri centri affiliati, che stanno avendo un grande successo di centri estivi, quindi questo dimostra che lo sport fatto in maniera pulita, in maniera bella, viene apprezzato dalle famiglie, e questo è un aspetto molto importante. Che situazione hai trovato qui in Abruzzo? Beh, l'Abruzzo è una regione meravigliosa al quale io sono veramente affezionato, perché lavorativamente parlando sono impegnato in Abruzzo, è fatta da gente vera, gente sincera, grandi appassionati di sport equestri, ma grandi persone di cavalli, che per noi è un aspetto molto importante, perché il nostro sport non è uno sport uguale agli altri, ci sta il cavallo, ci stanno le conoscenze legate al cavallo, ci sta il rispetto dell'altro atleta, e sono tutti valori importanti che la comunità abruzzese conosce e pratica. E poi devo dire, a livello sportivo, ai campionati regionali qua al Teaternum ho visto un bellissimo livello, quindi vuol dire che i centri sul territorio stanno lavorando molto bene per promuovere e diffondere lo sport equestre. Prima di salutarci vi ricordo che nel pomeriggio, non appena ci saranno notizie dal CONI, vi aggiorneremo rispetto alla sentenza che riguarda il Trapani e chiaramente anche il Pescara, per capire se il Pescara potrà disputare o meno i play-out contro il Perugia. Poi questa sera vi ricordo anche l'appuntamento alle ore 21 con Velo, la trasmissione che si occupa di ciclismo. Il TG6 torna alle ore 19, io vi auguro una buona giornata.